Smaravedo nasce non tanto come produttore di cabina d'olio, ma nell'anno 1947 nostro nonno ha iniziato come vetraio e questa componente di vetraio ce la portiamo dietro e siamo orgogliosi di poterla ancora adesso portare avanti. Per cui la produzione della cabina d'olio per noi nasce anche come produzione di vetro, è una componente assolutamente fondamentale, tant'è che come metri quadri, impegno anche economico, diamo una importanza fondamentale alla realizzazione del veto per noi stessi. Il veto assolutamente è protagonista delle cabine doccia, tanto più adesso che si usa un veto trasparente, per cui la trasparenza del veto, l'eleganza della cabina doccia è un connubio che portiamo avanti assolutamente. E per noi veto assolutamente è una caratteristica che ce lo portiamo dentro anche nel nome di Bismarck Veto. La Accidenti. peculiarità di Bismarck Veto sicuramente di fare una cabina doccia su misura e personalizzabile, modelli tipo di vetro, finiture di alluminio e negli ultimi anni ci siamo anche spinti ben oltre andando a personalizzare il vetro con o decorazioni serigrafiche o addirittura con stampe digitali, dove sì, la personalizzazione non è imposta da noi, ma viene ribaltato il concetto di personalizzazione al cliente. Però il cliente costruisce la cabina doccia, o meglio, decora la cabina doccia come lui se l'immagina e la vuole. Andiamo a soddisfare le sue esigenze anche in questo campo, assolutamente. Per cui il vetro è sempre protagonista anche nella decorazione e nella personalizzazione. Non abbiamo una nuova cabina doccia, sono nel mobile. Abbiamo probabilmente, dico perché senza 2 mesi, ancora qualche carta da giocare, dobbiamo ancora scoprirla. Avremo delle novità su almeno due prodotti. Una sarà un'evoluzione di cabina doccia che già è presente, l'altra invece, se tutto va in porto come ci auguriamo, potrebbe essere un qualcosa invece di sostanzialmente nuovo nel mondo della cabina doccia. Smaravetro da sempre ci vantiamo quantomeno di essere tra l'azienda forse che maggiormente ha introdotto novità nel mondo della cabina doccia, banalmente la parete radiante che scalda piuttosto che Twin con la lavatrice dentro, che insomma è una soluzione se vogliamo semplice che però era una novità, così come l'adozione di sistemi di apertura particolare antipanico. Insomma, vedo si è sempre messa davanti al gruppo cercando di inventare qualcosa. A volte sfruttando competenze interne, a volte facendo workshop con giovani designer che ci hanno aiutato nella germinazione di idee che forse noi troppo legati alla routine quotidiana non avremmo trovato perché serve a volte un po' di pazzia e di non conoscenza per trovare la cosa che tutti forse abbiamo davanti agli occhi ma che non abbiamo.